In Italia purtroppo c'è ancora pochissimo materiale sulla terapia breve centrata sulla soluzione. Oltre al nostro libro, Terapia breve centrata sulla soluzione, principi e pratiche, e su una recente traduzione della teoria della TBCS ad opera del gruppo di Firenze, e a una manciata di altri libri che ormai sono praticamente tutti fuori produzione, non c'è davvero molto altro. E considerate che invece all'estero è pieno di libri sulla TBCS in qualunque lingua e in qualunque nazione. Basti pensare che invece in Italia di De Chaser è stato tradotto un solo libro e nemmeno uno dei suoi più significativi. Ma tanto adesso è fuori produzione anche quello, quindi. Questo probabilmente ha alimentato una ricorrente confusione, quella che vuole la terapia strategica e la terapia breve centrata sulla soluzione come sorelle, quando al massimo sono cugine di secondo grado. Peraltro, per accuratezza sono andato a controllare se dire di secondo grado fosse corretto e non lo è, mi si è aperto un mondo sui gradi di parentela. Ma perché? Ovviamente no, perché non è corretto dire di secondo grado, bisognerebbe dire in altro modo, ma perché terapia strategica e breve eccetera sulla soluzione non sono sorelle. Ho pensato di fare almeno 3 video per spiegarlo, ma poi ho pensato che non li avrebbe visti nessuno, quindi accontentiamoci di una sintesi sbrindellata. 1. La terapia strategica indaga il problema, la terapia breve centrata sulla soluzione no. Nella terapia strategica si parte andando a indagare correttamente, in maniera molto precisa, come funziona il problema. Si parla proprio di diagnosi operativa. Nella terapia breve centrata sulla soluzione si può arrivare alla fine della terapia senza aver mai parlato di quale fosse il problema. Questo perché da un lato la terapia strategica segue un processo di problem solving, cioè analizza processi e funzionamenti del problema per andare a modificarli e cambiarli. Mentre dall'altro lato la terapia breve centrata sulla soluzione segue dei processi di solution building, cioè va direttamente a creare le condizioni per sviluppare delle soluzioni o dei processi funzionali. 2. La terapia strategica è una terapia fortemente orientata sulle prescrizioni. La terapia breve centrata sulla soluzione è una terapia fortemente orientata al dialogo. La terapia strategica ha ovviamente un forte accento sulla comunicazione e ne parlerò nel punto 3. Ciò non toglie che le sue medaglie più splendenti sono le strategie applicate tra una seduta e l'altra, in particolare quelle indirette e paradossali. La terapia breve centrata sulla soluzione invece ritiene che il lavoro del terapeuta passi al 99% per le domande che egli pone in seduta. Una terapia breve centrata sulla soluzione, per così dire, pura, non prevede l'uso di prescrizioni tra una seduta e l'altra, quasi per niente, e sicuramente non quelle indirette e paradossali come prima scelta. Qualunque libro di terapia strategica illustrerà molte strategie, molte prescrizioni da dare al paziente tra una seduta e l'altra. Qualunque libro di terapia breve centrata sulla soluzione illustrerà molte domande da fargli. 3. La terapia strategica si concentra molto sul linguaggio analogico. La terapia breve centrata sulla soluzione quasi per nulla. La terapia strategica mette molto l'accento sull'uso delle metafore, delle analogie, degli aforismi, del racconto di storie, del linguaggio suggestivo, fino ad arrivare all'uso dell'ipnosi senza trance. Nella terapia breve centrata sulla soluzione tutto questo viene messo in secondo piano, addirittura considerato irrilevante. Non significa che considerino che non è vero che funzioni, non è vero che è utile, eccetera. Semplicemente non lo usano, usano altro, usano le domande. Di nuovo, anche la terapia strategica usa molto le domande. Basta pensare al dialogo strategico di Giorgio Nardone e vedere come c'è molto impegno sul creare le domande discriminanti, le domande di illusione alternativa, eccetera. Semplicemente la proporzione è diversa, perché nella terapia breve centrata sulla soluzione tutto è posto sulle domande e peraltro non sono domande come quelle utilizzate tipicamente nel dialogo strategico. D'altronde Václavík spiegava come il linguaggio analogico permettesse di rompere gli schemi, fornire nuove spiegazioni, nuove visioni della realtà, aggirare le resistenze. De Chaser, invece, dal canto suo, pensava che le domande facessero tutta la differenza del mondo. 4, e qui mi fermo, la terapia strategica può prevedere dei protocolli specifici per specifici problemi. La terapia centrata sulla soluzione, no. La terapia strategica, soprattutto nel lavoro di Nardone, ha elaborato una serie di protocolli specifici per specifici problemi, adattati a quel tipo di problemi.
La terapia breve centrata sulla soluzione usa sempre lo stesso metodo, indipendentemente da ciò che porta la persona. E questo fa riferimento a delle profonde radici epistemologiche che sono molto diverse nella terapia strategica e nella terapia breve centrata sulla soluzione, tanto che la seconda fa più riferimento alla corrente post-strutturalista e la prima, disse De Schazer, è in mezzo tra lo strutturalismo e il post-strutturalismo. Ovviamente poi ci sono dei libri che riportano l'utilizzo della terapia breve centrata sulla soluzione per problemi specifici, ma sono più orientati a esperienze e domande che si sono rivelate utili in quel tipo di contesti, non a dei protocolli specifici da seguire strettamente in quel contesto. No, il metodo è sempre quello. Il mio tempo è finito, ma ci sarebbero tante altre considerazioni da fare, come proprio quelle di ordine epistemologico. Se te lo stai chiedendo, però, le due terapie non si escludono a vicenda. Proprio il background epistemologico, per esempio, con le dovute differenze, ha anche diverse somiglianze. Questo è il motivo per cui nella nostra scuola di specializzazione in terapie brevi sistemico-strategiche, l'Istituto ICNOS, possiamo insegnare entrambe con beneficio degli studenti. Ma benché gatto e cane siano entrambi due piacevoli animali domestici che possono andare d'amore e d'accordo, siamo tutti concordi nel sostenere che alla fine non sono la stessa cosa.